E in questo video parleremo proprio di questo, del contratto au pair. Alla base di ogni accordo formale vi è un contratto che ne definisce i termini. Anche au pair e famiglie ospitanti, pertanto, devono firmarne uno. E in questo video parleremo proprio di questo, del contratto au pair. Il contratto au pair ha come scopo quello di mettere per iscritto gli accordi presi tra au pair e famiglie e va redatto nel momento in cui vi è un concreto interesse ad iniziare il soggiorno insieme, quindi quando au pair e famiglie hanno la certezza di aver trovato il proprio match. Ovviamente la firma del contratto deve avvenire sempre e comunque prima dell'inizio del soggiorno e quindi prima della partenza dell'au pair verso il paese ospitante. È solitamente la famiglia ospitante che si occupa di preparare il contratto dopo averne discusso vari aspetti con l'au pair. Una volta preparato, sottoscritto e redatto il contratto, pertanto la famiglia dovrà inviare quest'ultimo all'au pair, il quale o la quale avrà la premura di leggerlo, di dare il proprio consenso e di sottoscriverlo laddove non vi siano obiezioni. Se dovessero essere riscontrate delle incongruenze con gli accordi presi a voce, tuttavia, l'au pair ovviamente ha tutto il diritto di farlo presente alla famiglia. Una volta che entrambe le parti hanno dato il proprio consenso e hanno sottoscritto il contratto, l'au pair potrà ad esempio richiedere un visto laddove necessario o comunque iniziare ad organizzare il soggiorno. Il contratto au pair è generalmente suddiviso in quattro sezioni, precedute dai dati personali di entrambe le parti, quindi di au pair e famiglia. Nella prima sezione sono definite le condizioni generali del soggiorno, quindi la data d'inizio dello stesso, la durata del soggiorno e la lingua che l'au pair si riserva di apprendere durante il soggiorno. La seconda sezione, la quale si suddivide in sette ulteriori sottoparagrafi, si concentra principalmente su tutti gli aspetti nonché sui doveri che la famiglia ospitante è tenuta ad osservare. A una breve descrizione del numero dei membri della famiglia e della composizione della casa seguono dettagli quali la sistemazione garantita all'au pair, il giorno di riposo, la paghetta e l'assicurazione. All'interno della terza sezione sono definiti tutti i compiti che l'au pair dovrà svolgere durante il soggiorno, nonché le ore di lavoro giornaliere. La quarta sezione, infine, è dedicata a disposizioni extra, a ulteriori accordi presi tra l'au pair e la famiglia e a informazioni relative ad un'eventuale dissoluzione del contratto. Durante la compilazione del contratto è importante che l'au pair sia consapevole di quali siano i compiti che dovrebbe e non dovrebbe svolgere durante il soggiorno, soprattutto in merito alle faccende domestiche. Troverete maggiori informazioni in merito all'interno della sezione dedicata di cui vi lascio il link qui sopra. Firmare il contratto au pair, pertanto, è fondamentale al fine di evitare eventuali malintesi e tutelare entrambe le parti. In nessun caso l'au pair dovrebbe iniziare il soggiorno senza prima avere in mano un contratto au pair firmato da entrambe le parti. Non tutti i paesi ospitanti dispongono di una versione ufficiale del contratto au pair. L'alternativa in questi casi sarebbe quella di utilizzare il modello europeo, che è comunque generalmente riconosciuto. Pertanto, au pair e famiglie dovrebbero informarsi in prima battuta sulla tipologia di contratto da utilizzare. Potrete scaricare il contratto au pair nonché rivedere tutte le informazioni fornite in questo video cliccando su questo link. Eccoci alla fine del video, queste erano le informazioni più importanti relative al contratto au pair. Spero di esservi stata di aiuto e vi faccio un grande in bocca al lupo affinché possiate presto trovare il vostro match. Ciao!